I testimoni di Geova citano spesso questo versetto biblico. Da questo tutti riconosceranno che siete miei discepoli, se avrete amore fra voi. Il problema è che loro questo versetto l'hanno preso fin troppo alla lettera, perché hanno amore solo tra loro. Tralasciando la totale indifferenza nei confronti di chi non abbraccia la loro stessa fede, mi vorrei concentrare sul trattamento disumano subito da chi, per qualunque motivo, non è più testimone. Come on, let it out. Come on, let it out. When it's honesty for you, go. Mi chiamo Andrea e questa è la mia triste esperienza. His heart is never closing. Sono stato il testimone di Geova per ben 24 anni. 24 anni in cui ho avuto un matrimonio, due figli, mi sono sposato con una testimone di Geova. All'epoca io non lo ero, poi ero il classico interessato, che poi comunque è diventato un testimone di Geova, un po' perché comunque la mia scelta iniziale era quella, ero propenso a quella scelta, un po' perché comunque avevo adocchiato questa sorellina che mi piaceva tanto, ma poi ho scoperto dopo essere stato un matrimonio di infatuazione sia da parte sua che da parte mia, perché comunque entrambi forse sotto non volevamo incorrere nel laccio dell'immoralità prematrimoniale, cosa a cui tutti i testimoni di Geova sono chiamati in causa a stare molto attenti. Dicevo, abbiamo avuto due figli che oramai sono adulti e che non vedo da 2 anni e mezzo. Ora tu immagina una persona che per 23 anni frequenta una tipologia di persone, quelle tipologie di persone in cui tu hai degli amici, hai delle conoscenze, hai dei contatti, giochi, mangi con questi, esci, fai il calcetto, fai la gita, il ristorante, la cena, e chi più ne ha più ne metta. E trovarsi così tagliato fuori di punto in bianco a me era una cosa che terrorizzava, perché avevo e ho delle conoscenze che poi col tempo sono diventate anche delle belle amicizie, fuori le avevo comunque, però sai, in ottemperanza quel comando, quel consiglio, loro dicono associatevi con chi condivide la fede con voi, eccetera eccetera, a me è mancato il terreno sotto i piedi, perché comunque di punto in bianco dall'oggi al domani io non avevo più persone che mi salutavano, non avevo più amici, non avevo più conoscenti, non avevo i miei figli. Quindi ti dicevo, a me è mancato il terreno sotto i piedi, sono stato male, ma male male veramente. Non sarei mai ricorso a gesti estremi, conoscendo la vita mi ha segnato talmente tanto anche sotto altri punti di vista, per cui ho attinto e mi sono rafforzato anche da solo strada facendo. Non sarei mai arrivato a gesti del genere, o meglio adesso posso dirti che non ci sarei arrivato, però da qui a dire mai insomma ne corre. E allora ti dicevo, da solo a riorganizzare le mie idee, a ricucire questo strappo alla meno peggio, e quindi questo ti crea molta solitudine, molta instabilità, per cui devi un attimo per forza di cosa essere forte, devi essere determinato. La cosa più brutta è stato vedere l'ostracismo da parte dei miei figli. A volte mi è capitato di incontrarli per strada e loro con aria quasi di alterigia, indispettita, mi guardano senza neanche battere ciglio. Mi hanno guardato, mi guardavano senza neanche battere ciglio. Loro che me li trovo per strada, in macchina, girovagare, e io magari dall'altro lato che sto per attraversare, e se c'è la pozzanghera di turno per strada piena d'acqua, la beccano volentieri per schizzarmi la testa ai piedi. Adesso ti sto raccontando delle cose così, cioè dei dispettucci quasi da ragazzini, però sono le cose che io ho vissuto. Farsene scivolare di dosso da parte di persone che sono estranee può essere anche facile a volte, ma farsene scivolare di dosso da parte dei tuoi figli, il tuo sangue, capirai, è un po' dura, però insomma mi rimane l'amaro in bocca di non poter interagire con i miei ragazzi, di non poterli vedere, di non poterli sentire per loro scelta, e anche perché comunque a loro viene imposto questa forma, diciamo, di isolamento nei miei confronti. Tutto questo potrà o dovrà finire nel momento in cui io avrò la mia parentesi di riabilitazione spirituale, quindi io dovrei affrontare un percorso, come tu ben sai, di riavvicinamento. Devo fare il bravo ragazzo, devo abbandonare le idee sovversive, zitto e mosca, bavaglio in bocca, e dovrei andare avanti così, cioè da prova praticamente di avere un'aureola in testa, quindi di dover digerire per certi versi anche le cose che non mi vanno bene. Spero di riuscire a farcela. Se lo farò per i miei ragazzi, ma non è detto che lo faccia, perché comunque se mi parte l'embolo io sono comunque rimarrò uno spirito libero. Mi sono fatto per certi versi abbindolare, poi vabbè, i ragazzi sono il mio fardello più grande, vado avanti e nutro questa speranza. Io vorrei dire una cosa a chi si trova nel mio stesso stato: non demordete, non scoraggiatevi, per quanto è possibile aggrappatevi anche alle più piccole cose belle che vi circondano, non isolatevi, soprattutto non isolatevi, tirate fuori le grinfie.
circondatevi di persone, fate conoscenze, uscite, distraetevi, datevi più di una motivazione per continuare, perché state uscendo fuori da una gabbia, e quando si esce fuori da una gabbia e si spicca il volo lontano dai franchi tiratori che sono pronti a mirarti, allora di strada, di voli sicuri se ne possono fare tanti, tranquillamente. Adriano, io ti ringrazio, spero che possa essere stata utile questa mia testimonianza, e ti abbraccio, ti auguro di rimetterti in sesto quanto prima, perché so che stai affrontando un periodo di convalescenza adesso, credo, e quindi ti rivedrò in forma quanto prima, va bene? Un abbraccio. Before you go.